Sono Matteo Catelli e mi trovo in compagnia di Ildebrando Panfili per intervistare il direttore Luciano Moggi, uno dei dirigenti più vincenti e discussi d'Italia. Parleremo di talenti del calcio italiano, della storia calcistica del direttore ed infine ci faremo raccontare degli aneddoti simpatici e divertenti riguardo le sue esperienze in questo mondo. Direttore, lei ha scoperto campionissimi del calibro di Rossi, Scirea e Pruzzo. Quali sono, perciò, secondo lei, le qualità che bisogna notare in un giovane talento per capire subito che quello diventerà un campione? I piedi nel caso di Pruzzo, anche la testa, perché lui, se ricordate, faceva molti gol di testa. Era proprio, nonostante che non fosse troppo alto, era uno che di testa saltava, che era uno spettacolo. Poi gli altri, è inutile che stia a descrivere chi erano, giocatori che quando vedi in campo capisci subito che hanno qualcosa di importante. Poi dopo c'è un qualcosa da verificare, che è la professionalità e l'uomo, e lì è un po' più difficile. Però io ho sempre cercato di andare a vedere, oltre che al giocatore, anche l'uomo. Per esempio, nel caso di Ibrahimovic, tutti dicevano che era un giocatore che voleva andare in porta con la palla, e io mi sono preso 3 mesi, ogni settimana andavo ad Amsterdam a vedere gli allenamenti e parlare con lui. E ho capito che non era proprio vero questo, perché era uno che poteva fare gol da 30 metri. Anzi, quando l'ho preso, gli ho spiegato il gioco in Italia. E se voi guardate il libro leggete il libro di Ibrahimovic, in quel libro trovate: io sono diventato cinico nella Juve di Moggi, perché gli avevo detto: se non fai gol anche da 30 metri, ti mando via alla fine dell'anno. Lei è stato uno dei pochissimi ad aver gestito un campione capriccioso come Diego Armando Maradona. A livello umano, come si fa a gestire un campione così turbato come l'argentino? No, quello è un argomento un po' più difficile, perché gestire è una parola importante su soggetti praticamente normali. Lui era un campione in tutto, era un campione di sregolatezza, era un campione in campo ed era difficile stargli appresso. Però a lui ho dato una lezione, non so se vi ricordate, quando con il Napoli siamo andati a giocare i quarti di finale di Coppa dei Campioni in Russia. Partivamo il lunedì e lui il lunedì regolarmente non è arrivato in aeroporto. E io ho detto ai giornalisti: chi non viene con noi non gioca la partita. E si chiamava Maradona, quello che non era venuto con noi. Sono andato a casa sua, ho anticipato la moglie al procuratore, che non avrebbe giocato, perché sapevo che lui arrivava il martedì sera con l'aereo privato, come era solito fare. È arrivato il martedì sera, io ho fatto cenare la squadra, poi ho chiamato tutti a raccolta, compreso il presidente. Davanti a tutti ho detto a Maradona: guarda, se va via tu da Napoli succede un finimondo, se vado via io non se ne accorge nessuno. Perciò io gli dissi a Fellaino: tu adesso comincia a cercarti un direttore, perché io ad aprile praticamente do le dimissioni. E così feci. Lui da quel momento però ha avuto chi lo confortava, perché effettivamente Diego Maradona era un ragazzo eccezionale, altruista, ben voluto dai compagni, ben voluto perché faceva vincere le partite, intendiamoci. Però era una persona difficile da valutare in un modo e nell'altro, erano due persone insieme, quindi difficoltà enormi per gestirlo, però poi quando andava in campo vinceva le partite da solo. Un fatto vi voglio raccontare: lui non aveva molto in simpatia all'allenatore Bianchi, e una settimana Bianchi il venerdì si ammalò con febbre alta. E lui non era venuto mai a allenarsi tutta la settimana. Appena ha saputo che Bianchi si era ammalato, che non andava in panchina, è venuto il sabato ad allenarsi e ha detto: ragazzi, adesso dobbiamo vincere domani con il Bologna e la dedichiamo tutta all'allenatore. Napoli-Bologna 3-0, 3 gol di Maradona. E lui a un certo punto disse: ecco, vedete, il nostro allenatore quando giochiamo noi potrebbe andare al cinema. Questo è genio, proprio sregolatezza, però era una bellezza vederlo giocare, perché
non da solo vincere le partite, ma comunque ci mancava poco. Adesso parliamo di Roma nel 2019. Qual è stato secondo lei l'errore originale dell'ex DS giallorosso Monchi? No, il suo errore principale è venire alla Roma, dove praticamente era stato chiamato per vendere dei giocatori e per fare tutto quello che gli dicevano. Almeno così lui la racconta. Ma in effetti c'è una certa verità su queste cose qui. Per cui il fatto degli sbagli di Monchi vanno riportati a chi comandava effettivamente, a chi comanda attualmente, perché è stata una continua cessione di giocatori, non solo nel periodo di Monchi, ma anche in altri periodi. Se voi guardate, quello che ha venduto la Roma potrebbe fare la Coppa dei Campioni, a cominciare dal portiere Allison, voglio dire, inutile elencarli. E adesso, per esempio, si è trovata con un centrocampo formato da Cristante, che è un incontrista, Zonzi che va a tre all'ora, e De Piscopo direbbe andamento lento. Quindi il problema di fondo qual è? È che chi ne risente molto è Dzeko, che non riesce ad avere palloni giusti e non giocare, e non segnare. Se voi vi domandate il perché Dzeko adesso mi sembra che abbia segnato 10-11 gol e prima ne segnava 30 in questo periodo, vi date una risposta, e sapete che la risposta è questa qua: la mancanza di un centrocampo che fa prendere gol alla difesa, perché li mette sempre nell'uno contro uno. La Roma ha subito 46 gol, roba dell'altro mondo per una squadra che vuole essere competitiva, e ne ha fatti molto meno. Qual è stata secondo lei la squadra più colpevole durante lo scandalo Calciopoli? Beh, adesso è uscito una sentenza della Corte di Appello di Milano, del Tribunale di Milano, perché Gianfelice Facchetti aveva fatto una querela a me perché avevo detto che il papà faceva delle cose che non andavano bene, no? Quella sentenza, oltre che condannare Gianfelice Facchetti e mettere in evidenza le malevolezze del padre, ha detto che praticamente se si doveva guardare il calcio, si doveva guardare a 360 gradi e non certamente sulla Juventus e basta, perché quando si parla di strapotere, praticamente era il potere che ti derivava dai risultati del campo, e quella sentenza dice che non era lo strapotere di Moggi a far vincere la Juventus, praticamente la Juventus vinceva da sola e il calcio doveva essere guardato in collettivo. Direttore, perché secondo lei la Juventus è stata punita molto più severamente rispetto alle altre squadre, nonostante gli illeciti commessi fossero bene o male simili? Ma è stata punita severamente perché l'avvocato della Juventus, Zaccone, è andato al processo sportivo e ha detto mandateci in B con penalizzazione. Se lo dice il difensore di un qualcuno, voi avete mai sentito dire che uno ammazza una persona e il suo avvocato dice no, è lui, no? Cerca di difenderlo. Invece l'avvocato Zaccone ha detto mandateci in B, ha patteggiato la B. Poi la sentenza del processo sportivo gli è andata contro, perché ha detto campionato regolare, nessuna partita alterata. Quindi è da qui praticamente è stato dato l'indirizzo a un processo. Direttore, lei ha più volte dichiarato che nell'era pre-Calciopoli era uso comune per tutte le squadre di Serie A contattare i disegnatori e i direttori di gara per richiedere informazioni. Dunque, ci può spiegare meglio in che modo funzionava il sistema? No, c'era praticamente un dispositivo dello Statuto federale. Si poteva parlare con i designatori e si parlava con l'arbitro, ma si parlava con gli arbitri perché? Bueno, voi probabilmente non saprete, perché siete troppo giovani, che esisteva fino al 2005 la cena di Natale. La cena di Natale era chiamata la cena delle beffe, perché lì erano convocati arbitri, designatori, dirigenti di società di calcio, presidente di federazione, presidente del CONI, c'erano tutti, ed era fatta per tenere insieme un ambiente praticamente con le stesse idee per portare avanti il calcio. Effettivamente, se ricordate, il calcio andava molto bene. A quei tempi lì l'Italia praticamente era una delle nazioni più forti calcisticamente. Ecco, in virtù di questo praticamente c'era uno statuto che potevamo tranquillamente parlare, però parlare non vuol significare chiedere di far vincere una partita, questo l'ha fatto Facchetti. Io queste cose qui non le ho mai fatte, perché sfido chiunque a trovare
una intercettazione mia che parla di questo linguaggio. Dall'alto della sua esperienza e considerato il mercato ed il progetto messo in atto dalla Juve, cosa manca a livello tecnico e mentale alla squadra bianconera per poter finalmente agguantare la Coppa delle Grandi Orecchie? Non le sembra che i bianconeri siano riusciti un po' ridimensionati dallo scontro europeo con l'Ajax? Allora, qui praticamente si va a toccare un tasto un po' particolare ed è il tasto di metodi di gioco. Alla Juventus mentalmente non manca niente perché è una squadra portata sempre a vincere, ma domandatevi perché adesso ci stanno una squadra olandese nei quarti di finale, nei semifinali e due squadre inglesi. Facendovi questa domanda e facendo riferimento per esempio alle due partite con l'Ajax, voi avete la dimensione di quello che è la differenza del nostro calcio. Lì c'è rapidità e qui c'è diciamo, il sistema di portare la palla. Il sistema di portare la palla è un sistema che rallenta, però da spettacolo, ma poi chi può vincere se sa dialogare con i compagni, praticamente vincono sempre quelli che toccano il pallone una volta e voi avete visto l'Ajax in questa fattispecie che una, due, tre volte e noi invece portavamo la palla per 40 metri e questo praticamente è la dimostrazione del calcio italiano in questo momento ed è la dimostrazione del perché la Juventus vince questi campionati con tanti punti perché è superiore a tutti in un gioco uguale, monotono. Mentre andando all'estero praticamente si trovano le squadre del Liverpool, si trova l'Ajax. L'Ajax è una squadra di ragazzini, però è una squadra che tocca di prima ed è rapidissima. Alla Juventus non si può rimproverare niente, non si può dire che manca. La Juventus ha fatto anche uno sforzo con Ronaldo, però quello che è mancato alla Juventus è praticamente la difesa, perché mancando Chiellini manca il pilastro, il comandante del reparto. E poi il centrocampo che praticamente ha avuto dei problemi di infortuni, eccetera. E poi oltretutto tutti gli infortuni che sono capitati alla Juventus in questo momento, che hanno messo in condizione Allegri di avere giocatori anche recuperati all'ultimo istante. E questo è uno dei motivi per cui la Juventus è andata avanti in Coppa. Lei ha lavorato nel mondo del calcio a cavallo tra gli anni 90 e inizio 2000, dunque il miglior momento del calcio italiano senza neanche un'ombra di dubbio. E in quel periodo le nostre squadre dominavano in Europa in lungo e in largo. Negli ultimi 10 anni però queste dinamiche sono state completamente ribaltate. Dunque, dal suo punto di vista, quali sono i problemi che hanno portato le nostre squadre a non dominare più? Ed infine, seguendo le parole di Arrigo Sacchi, il problema del nostro calcio è più uno culturale e dunque mentale o tattico? Ho fatto un esempio prima per dirvi che praticamente prima quando vi dicevo di Ibrahimovic e vi dicevo che io sono stato 3 mesi ogni settimana ad andare ad Amsterdam per vederlo, adesso si guarda i filmati ed è praticamente la cosa peggiore che si possa fare perché per giudicare un giocatore ci vuole tutto il campo, la visione di tutto il campo, lo si vede tatticamente, lo si vede con il modo di calciare, eccetera. Adesso non esiste più questo e secondo me il calcio perché è peggiorato? Quando per esempio in federazione c'è un presidente come Tavecchio che non sa neppure se il pallone è tondo o quadro, cosa si può pretendere di più? Bisogna accettare quello che c'è. Parla di banane e ne parla effettivamente bene. Per esempio vi faccio una domanda, secondo voi perché l'autore del passaporto falso di Recoba, adesso fa il team manager della nazionale? Datemi una risposta, perché Tavecchio è un tifoso dell'Inter e prendeva biglietti per andare a vedere la partita e in qualche modo doveva ricambiare. Lei è la persona sicuramente più adatta per esprimere un'opinione in questo campo. Togliendo i nomi del momento, per ruolo, quali giovani ritiene più di prospettiva e perché? Adesso ci sono dei giovani interessanti, secondo me, a cominciare per esempio da Kane, da Juventus, Chiesa della Fiorentina, Zaniolo della Roma, sono giocatori tutti interessanti, ma sarebbe lungo fare l'elenco e credo che in questo momento Mancini,
sia l'allenatore ideale perché ha avuto il coraggio di scovare questi ragazzi. Per esempio Zaniolo l'ha tirato fuori lui, proprio da un qualcosa che praticamente non esisteva. E proprio secondo me Mancini, se lo faranno lavorare, dico se lo faranno lavorare, potrà dare qualche soddisfazione, perché il calcio italiano non merita questa situazione. Nelle coppe, siamo stati eliminati da tutte le coppe, siamo stati eliminati addirittura dal campionato del mondo. Sicuramente si va nella mancanza di dirigenti capaci, su questo non c'è dubbio. Io, vedete, di queste cose di Calciopoli ho scritto al presidente della federazione Gravina, mettendo in atto e dicendo tutto quello che sostanzialmente vi ho detto prima, di Carraro, eccetera. E ho chiesto a Gravina quali sono i motivi per cui siamo stati radiati. È importante saperlo, perché ancora io non lo so, forse penseranno al sequestro di Paparesta, ma non è vero. Il Tribunale di Reggio Calabria ha detto che il fatto non esiste. Quindi voglio sapere proprio il motivo per cui siamo stati radiati, che è una cosa interessantissima e che probabilmente non sa neppure Gravina, perché lui non era presidente della federazione, ma era abete. Cambiando discorso, una faccenda molto controversa fu il suo mancato passaggio all'Inter, proprio pre-Calciopoli, diciamo. Ci può spiegare come mai saltò tutto? E visto che ci siamo, ci può lasciare anche un commento sul suo rapporto, sulla persona in sé dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti? Ma io, allora, il presidente dell'Inter è un gran tifoso prima che presidente, cioè Massimo Moratti, quello che era il presidente. È il massimo tifoso dell'Inter, un ultra addirittura, una persona per bene, se vogliamo, nel campo suo di lavoro. Io nel calcio non lo valuto, perché secondo me era una valenza da poco. Ha speso tantissimi soldi per fare un Inter forte, e di questo gli va dato anche merito, però qual è la sostanza? È che non è riuscito mai a combinare niente di buono. Voi pensate che io nell'arco di 12 anni ho cambiato tre allenatori, lui 25. Cioè, voglio dire, quando si arriva a fare una cosa del genere, addirittura in un anno ne ha cambiati 5. Vuol dire che è la mancanza dei dirigenti, non di Moratti. Io praticamente con Moratti ho avuto un momento che stavo per passare all'Inter, anzi era stato fatto un contratto. Avevo fatto un contratto a settembre e dovevo entrare a giugno dell'anno dopo. E il direttore sportivo era Mazzola, amico mio, per cui io praticamente ci tenevo a che Mazzola facesse bene. Verso novembre-dicembre Moratti mi chiama e mi dice: mi dovresti fare un favore, mi dovresti cedere Moriero, che è un sovrappiù a Quini. E io, in tempo di una settimana, parlando col Middlesbrough e con il manager Brian Robson, avevo dato Ravanelli, per cui avevo una certa dimestichezza nel dialogare, che poi Ravanelli è andato benissimo nel Middlesbrough. Parlai con Brian Robson e gli dissi di prendere Moriero, anche perché ero convinto che nel campionato inglese la velocità di Moriero potesse essere messa a frutto. E lui prese Moriero. Moriero a 6 milioni di sterline, che allora erano 18 miliardi. Io non volevo andare sopra la testa di Mazzola, per cui pensai, dico: adesso lo dico a Sandro, così parla con Moratti, gli dice che l'ha fatto lui. E allora chiamai Sandro e dissi: guarda, ho fatto questa cosa qui, però ovviamente mancano le firme vostre. Gli ho spiegato: il presidente tuo mi ha chiesto un favore, gli ho fatto. Tu adesso vai da lui, gli dici che l'ha fatto te, così fa bella figura. Lui telefona nel pomeriggio di una giornata, che non mi ricordo, a Moratti, e Moratti gli dice: guarda, oggi sono impegnato, vieni domani. Ma non gli dice il motivo per cui lo chiamava. La mattina dopo lui va da Moratti e gli spiega la cosa. Ostia, dice, guarda, se venivi nel pomeriggio è passato Di Ippolito, il procuratore di Moriero, gli ho rifatto il contratto per 3 anni. Era una settimana che mi aveva dato questo incarico. Allora io ho preso il telefono, ho chiamato Moratti, gli ho detto, dico: Massimo, dovrei parlarti. Ah, ma sono impegnato, vengo io a Milano, non preoccuparti. Ho preso la macchina, sono andato alla Saras a Milano e gli ho detto, dico: vedi, se fossi stato in carica come direttore, adesso succedeva un bel casino, perché
ti dico la verità, l'ho fatto io, però mi dispiaceva passare sopra Mazzola, ho detto a Mazzola di dire che l'aveva fatto lui. Adesso, visto e considerato come era andata, considerando che tu mi avevi chiesto questa cosa una settimana fa e non 3 mesi fa, considerando che hai ritenuto opportuno farmi fare una figura col Middlesbrough che non è certamente bella, io ti dico, quel contratto che abbiamo fatto lo puoi mettere dove ti pare, però non dire mai che non l'hai fatto, perché altrimenti lo presento io. Infatti non ha mai detto che non l'ha fatto. Un dirigente come lei, che ha vissuto quasi tutti i top team in Italia, ha sicuramente degli aneddoti molto interessanti e divertenti per quanto riguarda il mercato o la vita dirigente. Dunque, ci può raccontare qualche aneddoto riguardo ai colpi di mercato dei quali va più fiero, di alcuni giocatori che è riuscito a strappare da grandi squadre o prendere all'ultimo, e anche magari qualche storia interessante sulla sua vita da dirigente, quindi rapporti particolari con alcuni presidenti, alcuni dirigenti, tifoserie? No, guardate, il giocatore che mi ha dato più soddisfazione di tutte è Zola, perché io ho preso Zola nel ruolo di Maradona a Napoli, ma non per sostituire Maradona, per fare praticamente l'alternativa a Maradona. L'ho preso da una C2, dalla Torres dei Sassari, quando tutti quanti dicevano che era brutto e praticamente piccolo. E secondo me era grande come giocatore. Vi racconto un episodio che riguarda praticamente la presentazione di Zola a Napoli. Io c'è stato un anno, l'anno che ho preso Zola, avevo preso anche Crippa. Il presidente del Napoli, Fellaino, amava presentare dalla terrazza di Piazza dei Martiri i giocatori, però li voleva conoscere praticamente prima di presentarli. E io li porto Crippa, che era alto 2 metri tra poco, fisicamente ben prestante, e Zola. Fellaino li guarda, complimenti a tutti quanti, eccetera. Poi a un certo punto mi chiama a me e mi fa, dice, guarda, facciamo una cosa. Crippa lo presento oggi e Zola lo presenti tu domani. E guardate Zola invece quello che è diventato. Ecco, questa qui è una soddisfazione personale, perché ho trovato un giocatore in una categoria dove nessuno amava andare. E oltretutto Zola l'ho preso che aveva già 22 anni. Poi per quanto riguarda il mercato, l'unica cosa che praticamente non è andata bene, secondo me, è proprio Ronaldo, che è stato preso adesso. Io Ronaldo, andando a vedere lo Sporting di Lisbona, vidi questo ragazzino giocare titolare in Serie A. Non è che fui affascinato dal gioco, anche se non pensavo certamente che diventasse quello che è diventato, perché tanti giovani li vedi interessanti e poi si perdono per strada. Ecco, io avevo fatto Ronaldo alla Juventus per 5 miliardi più Salas. Tutti d'accordo, poi a un certo punto River Plate telefona a Salas e le dice di andare a giocare in patria, lui ha preso e è ritornato a giocare con River Plate. Io purtroppo è intervenuta Ferguson con Manchester United, gli ha offerto 31 miliardi, era il tempo che la Fiat era in crisi, quindi la Juventus doveva barcamenarsi, e non ho potuto fare niente, ho perso il giocatore. Questa è la cosa che mi rammarica di più, anche se, ripeto, un conto è vedere un ragazzino di 18 anni che poi magari può anche fermarsi strada facendo e poi pensare che è diventato Ronaldo. Sì, poi dopo è finita la Juve, magari in tempi un po' particolari, perché a 34 anni io per esempio l'avremmo preso. Guarda, mica dico che è sbagliato, perché commercialmente il marketing ha subito un effetto determinante, ma anche il calcio italiano, perché ora il calcio italiano praticamente è visto da tutte le parti del mondo, considerando che c'è Ronaldo, quindi di per sé non è sbagliata la cosa. Va bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, premete sulla campanellina e guardate altri video. Anche perché se non ci mettete like e non ci seguite altri video, questa è benzina e io mi darò fuoco. Ma che cazzo?